Bentornati a Saghezzo TV, buonasera Beppe. Ciao Mercuri. Fabio. Come stai? Non c'è male, tu? Beh, tutto bene. Allora, siamo qui in una parte, diciamo, della ex caserma Cadorna, ex università. Quanti ex? Ex caserma, ex, scusa, ho sbagliato, voglio dire ex cucina della 225esimo battaglione, esatto, Fanteria Arezzo. E che era stata presa appunto dall'Università di Arezzo per alcune facoltà, che poi è stata chiusa. Qui c'è anche, ci doveva essere anche il liceo linguistico Francesco Redi, però sinceramente non penso che attualmente ci sia più, però non lo so, andrebbe verificato. Comunque questo qui l'aria comunque è tutta messa male, tutta a se stessa, sì. Vedi la notte sicuramente si qualcuno. Viene a vedere che Luca viene, Luca è il nostro prode, grande tecnico, vedi? Qua, degrado imperante, vedi, bottiglie, pezzi di vetro spaccati. È l'ultima palazzina rimasta della ex caserma, che non è utilizzata, di proprietà dell'amministrazione comunale, che non è utilizzata. Qui sono tra l'altro stabili che rischiano che tra un po' qualcuno ci entri dentro, come è già capitato in altri luoghi qui di queste ex caserme. Qui hanno rifatto, è inutile che rifanno le strisce dell'area pedonale, per carità, però l'aria è veramente messa male, no? Che di là sono sinceramente questo è talmente grande che dovrebbe essere adibito una parte, addirittura non tutta, alla sede della Polizia Municipale, ristrutturando un po' questo immobile, perché internamente penso che il lavoro sia stato fatto a tempi dell'università per utilizzare le aule. Guarda lassù quelle bottiglie, guarda, Luca guarda su in alto, perché vedi si arrampicano in queste scale e sono scalanti incendio. Della, cosa c'era? L'università? L'università, e questa è la situazione. Comunque vediamo che c'è qualcuno al lavoro dentro, quindi evidentemente c'è qualcosa stanno facendo. Qualcosa stiano facendo, perché vediamo perché un po'. Cade, vedi, c'è dei pezzi di muro che cade giù. E cade, vedi, si sta sfaldando tutta la gronda completamente. Si vede benissimo che sta venendo giù la gronda, quindi è anche pericoloso lasciarci le macchine. Lì addirittura vedi quello sta così, quello cordolo lì, proprio il primo cordolo in alto, sta franando continuamente. Esatto. Proprio con quasi tutto. Qua è un angolo nascosto e la notte, essendo tutto aperto, è facilmente raggiungibile. Guarda quante bottiglie, guarda le bottiglie. Luca, vieni. No, grappa. Insomma, gobette pesantine. Tutta roba di grappa, viene grappa, vai. Questo è complemento, in abbandono non ci viene nessuno. E allora, insomma, quando si parla di sicurezza bisognerebbe, ecco, dare un'occhiata qui, dai. Va bene, segnaleremo quello che abbiamo visto, quindi vedremo se qui, insomma, un po' più di attenzione in questo anfratto, perché questa Cadorna purtroppo bellissimo parcheggio, comodissimo e tutto, i servizi, però c'è sempre qualche anfratto. Per ora. Perché nel progetto tutto un parco. È previsto di farci completamente un parco. Che non mi sembra una grande soluzione. Vabbè. Staremo a vedere. Ci vediamo domani. Ciao.